Opportunità per dimostrare che del vaccino possiamo fidarci, parla la dottoressa di Monfalcone che domani darà il via alla campagna in regione. Ed è tutto pronto, la Protezione Civile di Palmanova per le vaccinazioni contro il Covid-19. Saranno somministrate le prime 265 dosi agli operatori sanitari. E sono 233 nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, l'11,8% dei 1961 tamponi effettuati, 15 decessi. Fine settimana di Natale all'insegna della bora con una quindicina di interventi. Da lunedì è previsto il ritorno delle precipitazioni anche nevose a bassa quota. Niente messa subacquea per il Covid, ma la celebrazione si è tenuta comunque in Sant'Antonio Nuovo nel ricordo di Wolfram Galletti, submorto in Angola. Il poster di Natale di Giulio Camber incita al razzismo, così Mazi Zhang dell'associazione cinese Trieste con un post su Facebook. Record ascolti ieri per il Natale in casa con Tele4, siete stati in tanti a seguire la nostra diretta tra informazione, divertimento e tanti ospiti. Buonasera e buon Santo Stefano a tutti, benvenuti al nostro telegiornale. Allora, la prima persona, lo avete sentito dai titoli, a ricevere domani il vaccino in Friuli Venezia Giulia sarà Ariella Breda, la dottoressa del Dipartimento di Prevenzione della SUGI, dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, che per prima ha fatto in regione proprio il primo tampone. L'abbiamo intervistata, sentiamo. Ma innanzitutto sono molto contenta di poter avere questa opportunità e di dare un esempio che deve essere assolutamente di fiducia. Spero di, cioè, mi è stata data la possibilità di dire concretamente, non con le parole ma con i fatti, che del vaccino bisogna fidarsi. È stata lei a inizio pandemia a fare il primo tampone in regione. Sarà ancora lei domattina a ricevere la prima dose di vaccino anti-Covid. La dottoressa monfalconese Ariella Breda, sostituta al vertice del Dipartimento di Prevenzione della SUGI a Gorizia, è contenta di fare da testimonial per la campagna vaccinale, la cui partenza fa intravedere una luce in fondo al tunnel. Questo per me è veramente concretamente la possibilità di, torno a dire, dimostrare con i fatti che dei vaccini bisogna fidarsi e che sono un'opportunità e non un pericolo. Ariella Breda si occupa di vaccini da oltre 20 anni. Le abbiamo chiesto informazioni per rispondere ai tanti dubbi che ancora permangono nella popolazione su un vaccino preparato a tempi da record. Allora, io posso dire, essendomi documentata e avendo avuto la possibilità di confrontarmi con persone e con professionisti, che il vaccino è stato prodotto in tempi record, ma questo è stato possibile perché sono stati messi a disposizione fondi innumerevoli e tutte le persone hanno contribuito alla produzione di questo vaccino. La fase preclinica è stata veloce, soprattutto la fase autorizzativa e burocratica, ma il core della sperimentazione, cioè gli studi di fase terza, hanno seguito regolarmente il loro decorso. Anzi, se nello studio di un vaccino abbiamo una popolazione di 20.000 persone, qui abbiamo avuto in diversi studi anche un test su 40.000 persone, quindi gli studi di fase terza che riguardano l'efficacia e la sicurezza del vaccino sono stati condotti regolarmente. Ecco, quindi in conclusione, che messaggio si sente di lanciare ai nostri telespettatori, a tutta la cittadinanza del Friuli Venezia Giulia, anche a quei suoi colleghi che magari esprimono dubbi e il desiderio di non vaccinarsi? Mi sento di dire ancora una volta che bisogna, mai come in questo momento, affidarsi alla ricerca scientifica e non lasciarci travolgere da dubbi che sono infondati. Ed è tutto pronto per l'avvio domani mattina a Palmanova delle vaccinazioni contro il Covid-19. Saranno somministrate, come detto, le prime 265 dosi agli operatori sanitari. Vediamo.
Ultime riunioni operative nella sede della Protezione Civile di Palmanova prima dell'avvio domani mattina delle prime vaccinazioni anti-Covid anche in Friuli Venezia Giulia come in tutta Europa. La prima in regione a ricevere il vaccino sarà la dottoressa Ariella Breda, capo del Dipartimento di Prevenzione Asugi a Gorizia, operazione che Tele4 seguirà in diretta domattina alle 9. Seguiranno altri 264 operatori sanitari per questa prima tranche di dosi prese in carico da una delle 7 farmacie ospedaliere individuate per conservare il prodotto della Pfizer-BioNTech a una temperatura di meno 70-80 gradi. Una volta scongelate, le fiale possono essere mantenute a 8 gradi per pochi giorni. Di qui l'importanza di un piano efficace di prenotazioni, al quale stanno lavorando da settimane il vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi, il responsabile della campagna vaccinale Michele Chittaro e gli esperti della Direzione Salute. Al Friuli Venezia Giulia sono state assegnate 50.960 dosi per riuscire a immunizzare 25.047 persone. Le prime 265 fiale destinate alla nostra regione sono già arrivate in Italia scortate da esercito e forze dell'ordine. La somministrazione sarà fatta in 2 iniezioni, solitamente nel muscolo della parte superiore del braccio, a distanza di almeno 21 giorni l'una dall'altra. La protezione scatterà dopo una settimana dalla seconda dose. Chi si vaccinerà domani dovrà dunque ripetere l'iniezione il 17 gennaio per apprezzare i benefici a partire dal 22 gennaio. E sull'operazione che si sta preparando in queste ore abbiamo sentito in videochiamata il vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi proprio al termine a margine di una delle tante riunioni operative per organizzare appunto l'operazione. E il vicegovernatore ci ha anche detto, comunicato il via libera al rientro a ronchi dei legionari dei nostri corregionali presenti in Gran Bretagna a Londra. Allora vediamo l'intervista. Com'è andata l'ultima riunione operativa prima dell'inizio del giorno della vaccinazione, quindi la campagna di vaccinazione contro il Covid? Beh, insomma, stiamo completando tutte le fasi necessarie. La sanità regionale, il sistema di protezione civile regionale sono al lavoro e direi che siamo agli ultimi dettagli. Le strutture sono pronte. Le strutture anche che saranno necessarie per ospitare i vaccini, per consentire alle persone una volta vaccinate di avere i luoghi nei quali poter essere tranquilli nelle fasi successive, il sistema di emergenza, insomma, sono tutte le attività che un'operazione di questo genere impone e che ha visto queste due grandi organizzazioni lavorare e perfezionare questa cosa che interesserà domani la regione con i primi 265 vaccini, ma riguarderà l'intera Europa. Ecco, che cosa succederà proprio praticamente domani a Palmanova? Domani mattina riceveremo i vaccini che sono depositati in una struttura protetta, naturalmente, che sono già arrivati nel pomeriggio da Pratica di Mare. Una volta che arriveranno i vaccini saranno depositati nei luoghi adibiti a questo tipo di vaccinazione, poi cominceremo a vedere dentro quelle categorie definite dal commissario Arcuri facce molto note e anche facce molto meno note, perché tutti i professionisti del sistema di salute che operano non solo negli ospedali o nelle strutture territoriali, ma anche nelle case di riposo, domani manifesteranno con questa loro decisione anche un'azione nei confronti dell'opinione pubblica per cercare di convincere le persone al fatto che questo vaccinarsi sia una cosa importante. Per quanto riguarda i corregionali di rientro da Londra, quali saranno le date possibili di rientro per queste persone all'aeroporto di Ronchi dei Legionari? Ci sono due voli, uno arriverà domani sera e l'altro il 3 gennaio. Diciamo che se il sistema regionale non avesse garantito
le attività di test per i passeggeri, questi voli non avrebbero potuto raggiungere ronche regionali e quindi probabilmente molti corregionali non sarebbero potuti ritornare a casa. Quindi abbiamo organizzato uno sforzo importante che si sovrappone a tutte le altre cose che stiamo facendo, l'attività dei tamponi per consentire il rispetto delle procedure che prevede che nelle 72 ore successive al rientro uno deve dimostrare di non essere stato contagiato. Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 233 contagi su 1961 tamponi, pari all'11,8%, quindi cresce un po' il rapporto, 97 dei quali eseguiti con test rapidi antigenici. I decessi sono ancora purtroppo 15, i ricoveri nelle terapie intensive 56, mentre quelli in altri reparti 587. I nuovi guariti nella giornata sono 170, quindi queste le notizie per quanto riguarda le persone risultate positive al virus, lo ha comunicato il vice governatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. I totalmente guariti salgono a 33.149, clinicamente guariti sono 700, mentre le persone in isolamento risultano essere 11.482. Voltiamo pagina, parliamo del meteo, allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per lunedì 28 dicembre con possibili nevicate, anche forti, piogge abbondanti. Dopo la bora di questi giorni, per lunedì è previsto anche libeccio forte sulla costa con possibili mareggiate. Gianluca Palladini. È stata diramata dalla Protezione Civile l'allerta regionale per maltempo attesa per lunedì 28 dicembre. Allerta di colore giallo per quanto riguarda la Venezia Giulia tra Trieste e l'Isontino, mentre l'allerta è arancione per il Friuli settentrionale, zone montane, con possibilità di forti nevicate fino ai fondovalle, un drastico abbassamento della temperatura fino a 3 gradi. Anche in pianure sul Carso, nella notte e al mattino, potrebbero esserci nevicate più abbondanti sull'alta pianura, mentre in giornata sono previste piogge abbondanti. Sulla costa, invece, al mattino le piogge dovrebbero essere moderate, sono previsti però temporali nel resto della giornata. Su tutte le zone soffierà libeccio forte, specie sulla costa e in quota, con possibili episodi di mareggiate e acqua alta. Nelle ultime 24 ore però ci sono stati diversi disagi a causa della bora, nello specifico sono stati 14 gli interventi dei vigili del fuoco dalle 8 di questa mattina nell'area triestina, tra cui caduta di intonaci, grossi alberi e rami, caduta di vetri e imposte pericolanti. Ecco, proprio relativamente a quello che stava dicendo Gianluca Palladin nel servizio, nel primo pomeriggio in particolare è caduto un albero, lo avete visto nelle immagini, sulla strada nel quartiere di San Giovanni in via Verga, quindi giunta sul posto la squadra è riuscita a liberare il passaggio rimuovendo l'albero e lasciando la strada in sicurezza. Ancora disagi sempre per il vento, allora nella mattinata di oggi la squadra del distaccamento cittadino di Muggia del comando dei vigili del fuoco è stata chiamata a intervenire presso il molo Balotta a causa di un'imbarcazione alla deriva. Appurate le condizioni precarie della barca di circa 6 metri, richiesto il supporto del personale nautico e sommozzatore del distaccamento del Porto Vecchio e con l'ausilio dell'autogru giunta dalla centrale, tutto il personale coinvolto ha recuperato l'imbarcazione, come vediamo in queste immagini, rimettendola così in sicurezza. E altra notizia di cronaca, mercoledì mattina la Polizia di Stato ha denunciato per il possesso di una pianta in vaso di cannabis un triestino di 38 anni sottoposto agli arresti domiciliari in una casa di via Donaggio. Agenti della squadra volante della questura l'hanno trovata durante un controllo alla persona. La pianta è stata sequestrata e l'uomo denunciato alla locale procura della Repubblica. Vediamo ora la celebrazione del Natale Sub, una tradizione del 26 dicembre, quest'anno un po' diversa, gli auguri, le preghiere in favore di chi ogni giorno per lavoro e per passione naviga in mare, niente messa subacquea a causa del Covid, ma la celebrazione si è tenuta comunque nella chiesa di Sant'Antonio Nuovo, è stata anche l'occasione per salutare ancora una volta Wolfram Galletti, il tecnico subacqueo morto al largo delle coste dell'Angola mentre lavorava alla riparazione di una sea line. Vediamo. Preghiera.
La messa subacquea con lo scambio di auguri tra tutti coloro che vivono il mare per lavoro e per passione, officiati ininterrottamente da 44 anni, quest'anno causa Covid è stata celebrata nella chiesa di Sant'Antonio dall'arcivescovo di Trieste Giampaolo Crepaldi. Niente immersione nella campana subacquea davanti alla Scala Reale, ma anche quest'anno non poteva mancare la preghiera e l'augurio di Buon Natale a tutti coloro che col mare hanno un rapporto speciale. E proprio Monsignor Crepaldi ha benedetto la campana subacquea che quest'anno non è potuta scendere in mare. È stata l'occasione per ricordare il subacqueo triestino Wolfgang Galletti, dandogli un altro e commosso saluto a un anno dalla sua morte in Angola, mentre svolgeva il proprio lavoro che tanto amava durante la riparazione di una sea line sul fondo dell'oceano. Sì, tuo padre, la guida sicura che traccia la nostra rotta in mezzo ai frutti dell'esistenza terrena. Veglia sulle famiglie dei subacquei, dei marinai e dei portuali. Copri con la tua protezione gli scafi che galleggiano sulle acque e le dimore della terraferma. Risplenda il tuo volto, Padre, su coloro che sono morti in mare. Quest'anno per noi era importante esserci, era importante dare continuità a questo rito che già da 44 anni si svolge nella nostra città, in Piazza Unità presso la Scala Reale. Abbiamo voluto farlo in questa magnifica chiesa perché dall'altare si vede direttamente il mare, per cui ci sembrava il posto ideale per celebrare quest'anno il Natale Sub e ricordare, ecco, che il Signore nasce in tutte le situazioni della nostra vita, anche per chi svolge attività subacquee, per chi vive il mare, ecco, il Signore è sempre presente nella nostra vita. Abbiamo voluto ricordare chi è caduto nel mare, chi ha dato la sua vita per passione o per lavoro, e componendo cenno in maniera particolare al ricordo di Wolfgang, e per il quale ricorre un anno proprio domani dalla sua morte, e volendolo ricordare in questa celebrazione. È la nostra tradizione sia come club sia come subacquei, come amici del mare, e quindi abbiamo voluto portare questo segno anche quest'anno difficile che tutti quanti stiamo affrontando. E lo chiediamo. Non è piaciuto l'ultimo poster del senatore Giulio Camber alla comunità cinese di Trieste, o perlomeno a un suo esponente che ha duramente criticato appunto il manifesto su Facebook. Vediamo il servizio di Gianluca Paladin. Poster ideato da Camber e interpretazione politica fornita da Alberto Polacco, un messaggio propagandistico che incita al razzismo e all'odio verso un altro popolo? Inizia così il messaggio su Facebook, pubblicato sul gruppo Tesson de Trieste Se da Mazi Zhang dell'associazione cinese Trieste. Non è piaciuto alla comunità cinese del capoluogo giuliano l'ultimo poster del già senatore di Forza Italia Giulio Camber, e non è piaciuta l'interpretazione politica fornita dal capogruppo in comune di Forza Italia Alberto Polacco. L'ultimo manifesto raffigura una nonnina triestina che protegge un bambino mentre festeggia il Natale da un dragone cinese che sta divorando un albero addobbato, il tutto ricordando che il Covid arriva da Wuhan. Si sa che Trieste ha rapporti con la Cina, si legge nel messaggio di Mazi Zhang, che poi continua, e con il progetto espansionistico della Via della Seta, forse a quelli di un certo partito la cosa non va giù. Zhang poi conclude definendo codardi coloro che utilizzano il tema del virus e del Natale per attaccare altre persone. Insomma, un capitolo questo che sembra non concludersi mai. I rapporti tra Italia, sottinteso Trieste e il suo porto, e Cina, dopo quel famoso memorandum d'intesa firmato nell'aprile del 2019, non ha ancora prodotto nessun particolare effetto al momento, se non quello di accendere comunque discussioni e perplessità. Tornando alla diatriba intorno al manifesto, se con questo si voleva colpire nel segno, missione compiuta, e la risposta cinese è arrivata. E il 2020 per il porto di Trieste è stato l'anno della concretizzazione di importanti infrastrutture e accordi internazionali, lo ha detto il presidente dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale, Zeno D'Agostino, intervistato oggi dall'ANSA. Tra le nuove operazioni che hanno preso concretezza nel corso del 2020, ha spiegato, un posto rilevante occupato sicuramente dalla riapertura in pieno lockdown della linea ferroviaria tra
transalpina a metà marzo, quando tutto il mondo era fermo. Il rogito degli ungheresi relativo alle aree ex Teseco, l'inaugurazione della piattaforma logistica a settembre e l'entrata di Hala, terminalista del porto di Amburgo, nella compagnia societaria, nella compagine societaria della nuova infrastruttura con nuove prospettive sul molo ottavo. Infine l'ingresso del porto di Duisburg nell'interporto di Trieste. Insomma, molti importanti risultati per il porto triestino. Allora, è stato un Natale diverso, lo abbiamo vissuto in diretta qui su Tele4 ieri con una lunga diretta che avete seguito in tanti, infatti è record ascolti ancora una volta per il Natale in casa con Tele4. Vediamo. May your days be merry and bright. È stato un Natale diverso per tutti. È stato un Natale in zona rossa a causa della pandemia. Tele4 ha deciso di passarlo con voi, entrando nelle vostre case con informazione, divertimento e ironia. Ancora una volta un grande successo, ancora una volta un record ascolti. Sia la diretta pomeridiana dalle 12 alle 17.30 che la replica della maratona sotto l'albero dalle 21 ha registrato dati d'ascolto da incorniciare. In molti sono rimasti sintonizzati su Tele4 fino a mezzanotte e oltre. In molti si sono divertiti con i personaggi di Flavio Furian e le canzoni di Maxino. Solo se ti aggrada non ti reca fastidio. A cui si sono aggiunti gli inediti crooner Umberto Bosazzi e Marco Stabile. In other words, baby, kiss me. Mentre Bernardo Gulotta ha girato in lungo e in largo la città a documentare i controlli per la zona rossa. Più in fondo è stato il municipio, c'è qualche persona che cammina. Non è mancato un tuffo nelle gelide acque di Barcola e un tuffo nel passato con le nostre telequattrine a Marcord. Ma soprattutto non siete mancati voi, telespettatori, con i video e le foto dei vostri pranzi di Natale e tonnellate di messaggi in diretta e chiamate da casa. Noi con voi, come sempre. Tele4 è questo, una squadra che va molto al di là dello schermo, che nel 2020 in particolare si è scoperta essere davvero una cosa sola. Auguri! Ed è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Rinnovo ancora a tutti gli auguri di buone e serene feste. Grazie a tutti e buona serata.